ciliegina sulla torta, direi io. Abbiamo Lidia Caputo, amici di Aliocchè, non è un volto che non si conosce, perché comunque abbiamo visto comunque presente nell'intimidatore del programma, dove ha condotto il suo libro, ma adesso ci troviamo in questo spettacolo che lei ha voluto creare assieme a tanti amici, a Silvia Cristo e anche a Rotary Club, come fanciulla. Mi viene spontanea la domanda e dire: torniamo fanciulli? Beh, io penso che seguendo quello che è anche il nostro libro della vita, che è il Vangelo, ma anche nell'Antico Testamento c'è questo richiamo al ritorno a un'innocenza che purtroppo abbiamo perduta. Dobbiamo tornare fanciulli, perché noi abbiamo perso l'innocenza a causa della nostra brama di potere, perché vogliamo essere più importanti degli altri, metterci in evidenza, basta vedere sui social. E allora è un'esigenza, un imperativo categorico, alla maniera kantiana, quella di tornare puri e semplici come fanciulli, senza tanti orpelli, senza pensare di essere chissà chi perché uno ha 5.000 like. Quelle sono cose che passano, quello che rimane è la grandezza, la magnanimità dell'animo, come diceva Dante nel Convivio. E quella è la più grande nobiltà dell'uomo, non quella di essere in vista, notabilis, ma di essere grande dentro e non solo esteriormente. Dopo il successone di ieri sera con il Museo Astromediano, oggi ci rivediamo in questa bellissima cornice della Lecce Sotterranea, quindi parliamo proprio del museo ebraico. Mi viene spontaneo dire: tutte quante queste guerre che sono successe negli anni, leggendo questo libro, leggendo versi poetici, ispirandoci un pochettino anche, no, a Penelope, a una serie di dii che hanno mistificato, no, la guerra. Come ho fatto domanda a Susanna Clavash, qual è la ricetta che porta l'uomo a non essere in conflitto l'uno dell'altro? Nel 2022 mi sembra un attimino, no, banale ridurci a fare delle guerre belliche, sì, quando comunque i rapporti internazionali hanno cercato nel tempo di curare quel filo, no? Quel filo conduttore di unione. Certo, secondo me la cosa fondamentale è riconoscere che apparteniamo tutti a un unico genere umano e non siamo, diciamo, in conflitto perché io la penso diversamente da te, ma dobbiamo riuscire a mettere, diciamo, in armonia le nostre opinioni differenti e dialogare con gli altri pacificamente. Non ha senso spegnere la vita di un'altra persona perché non la pensa come te, perché appunto non vuole essere sottomessa a te. Ormai questo senso di che è rinato dell'imperialismo è una cosa superata, cioè non possiamo più concepire che nel terzo millennio ci siano imperialismi che possano sopraffare tutti gli altri paesi del mondo, perché dovremmo invece cercare, ecco, come in un'orchestra, una sintonia tra tutti i membri delle nazioni, ognuno dei quali suona la propria ode alla vita, alla gioia, all'amore. Quindi ieri la professoressa Giannini ha fatto un bellissimo intervento, sembrava quasi una lezione universitaria, su ciò che il libro è stato pensato e creato, e soprattutto ha tracciato tutti i fili, no? Dal dove sei, dal chi sei, l'eros, anche alcuni punti del nostro talento che sono proprio dei misteri, no? Vediamo ieri Castro, no?
con quella bellissima, no? Ma e poi ci siamo un attimino ispirati, no? Al Cantico dei Cantici. Ma secondo me e secondo te è bello leggere come fanciulla oppure iniziare a veramente ispirarci al Cantico dei Cantici, che in alcuni suoi versi non è che sia proprio lineare con la fede, perché ispira un attimino anche tracce, no? Però secondo me è meglio leggere come fanciullo, sbaglio? Allora, io direi che quello che noi vogliamo, ecco, fare con i nostri versi non è qualcosa di avulso dalla realtà, qualcosa di letterario, ma che costituisce la radice del nostro essere nel mondo, cioè cercare quello che è il senso della vita attraverso la poesia. È inutile che noi agiamo come fanciulli, saremmo degli stupidi, ma dobbiamo sapere il perché dobbiamo ritornare a essere fanciulli e quindi liberarci da tutte queste idiosincrasie, dall'odio dell'altro, l'altro è cattivo, l'altro è brutto, come fanno bambini che non capiscono nulla. Noi invece dobbiamo essere bambini saggi, e c'è il professore Figlieri, no, che mi insegna che presso i latini c'era il puer sapiens, quello che conosce la profondità della realtà più di un adulto. È quello che dobbiamo fare, è quello che dobbiamo fare.